Gestire i giorni di Natale, che parla di zona rossa dal 24, quindi dalla vigilia di Natale, fino al 27, poi una zona arancione dal 28 al 30 e di nuovo una zona rossa dal 31, quindi da San Silvestro, fino al 3 di gennaio. La convince come strategia? Vede dei rischi? Vede delle falle? L'aspetto più rischioso di tutto questo è quando non si decide con chiarezza, coerenza e autorevolezza. Quello che ha sconcertato di più è che 10 giorni fa circa le stesse fonti governative parlavano di zona gialla in tutta Italia, adesso senza praticamente nessuna novità significativa si è cambiato. Io penso che come sempre bisogna avere equilibrio, quindi gli italiani hanno compreso che sarà un Natale diverso, quindi accetteranno complessivamente queste restrizioni. Dobbiamo fare uno sforzo ancora una volta di avere un grande senso di responsabilità, come dire, convertire il Natale a cui siamo abituati, a un Natale di fratellanza, solidarietà, famiglia e affetti, e prepararci a un anno nuovo che ci auguriamo di speranza con il vaccino. Quindi a me tutto sommato, ma anche la divisione in colori, non è che mi dispiaceva. Però condivide in linea generale la filosofia del provvedimento che potrebbe essere preso. In linea di massima sì, se c'è coerenza sì. Non mi convincono le cose quando sono un po' istituzionalmente schizofreniche. Poi nello stesso tempo, se posso aggiungere, il governo, proprio perché era prevedibile tutto questo, dovrebbe essere un po' più rapido sui rimborsi, ristori e stare vicino. Pensate che Napoli ormai, per esempio, la catena delle ristorazioni stanno chiuse da quasi noi dopo mesi. Abbiamo un servizio, lo ha girato il nostro Giroffi, tra i ristoratori di Napoli, sindaco, quindi al capitolo ristori ci arriviamo. Restiamo però nel vivo del